Qui oggi mi è arrivata una notizia bruttissima, la scomparsa di un amico, anche se ultimamente ci vediamo poco e tutto quanto, però una persona veramente spettacolare che ha perso la vita da giovane, 55 anni, 56, oggi era il suo compleanno, è morto il giorno del suo compleanno. E che ogni volta che passavo del tempo con lui mi ha insegnato tante cose. Di vivere la vita con spensieratezza, col sorriso, era di una simpatia enorme, nessuno se l'aspettava. Quindi stasera chiudo con un saluto ad Antonio. Ciao Antò. Comunque quello che mi sento di dirvi è: vivete sempre al massimo, fate quello che vi piace fare, rispettando tutti, ma fatelo, perché oggi ci siamo, domani chi lo sa. Quindi sempre positivi, sempre io non ho fatto uno stile di vita, però vedo che ecco, quando succedono queste cose penso tanto, dico madonna Antonio, cioè, non vi voglio sta annoiare più di tanto. Ci sarà sempre un posto nel mio cuore che ricorderà Antonio.